primo punto della gestione Epifani per il Pescara, che esce dal Partenio Lombardi con un 2-2 comunque positivo e arrivato al termine di una vera e propria battaglia nel diluvio di Avellino. C'è rammarico per il Delfino, che per due volte in vantaggio non è riuscito a condurre in porto la vittoria, offrendo però una prestazione di sostanza e condita anche da buone giocate. Avvio di gara frizzante, Mancuso di testa a far gridare al gol i 200 tifosi abruzzesi, con la palla che finisce però sul palo con il portiere Lazzarini immobile. Al decimo tocca a Koulibaly con un tiro dai 20 metri e la parata del portiere campano. Gara piacevole, giocata a buon ritmo, con il meritato vantaggio pescarese che arriva al tredicesimo con l'uscita di Lazzarini a metà campo in anticipo su Mancuso e poi l'eurogol di Brugman, che da quasi 60 metri mette la palla nel sacco. I giocatori biancazzurri esultano con i compagni della panchina e proprio a ridosso dell'area tecnica dove si trova Epifani. Al sedicesimo arriva la risposta locale con una zampata di Ardemagni che in area mette di poco al lato. La squadra di casa soffre il contropiede abruzzese, ma al ventunesimo si azione d'angolo, Krejcic di testa fa correre un brivido a Fiorillo che salva. Con il passare dei minuti aumenta la pressione dei biancoverdi e così al ventiseiesimo, su conclusione di Ditacchio, Fiorillo respinge in maniera difficoltosa con il pallone che viene poi allontanato dai suoi compagni di reparto. Al ventinovesimo Mancuso se ne va in contropiede prima di concludere fra le braccia di Lazzarini, che poi al 35esimo deve però superarsi per deviare in calcio d'angolo un tiro violentissimo di Antonio Balzano. Al 43esimo Ditacchio con un tiro poi deviato trova ancora il miracolo di Vincenzo Fiorillo, che trema anche nel finale di tempo, che si chiude però sullo 0-1 dopo due minuti di recupero. Nella ripresa il tecnico irpino manda in campo Castaldo al posto di Migliorini e con Balzania, che al quarto fallisce incredibilmente il gol del raddoppio a due passi dal portiere di casa. Al 14esimo tocco con la mano in area biancazzurra di Perrotta su tiro dirizzato, sembra involontario il gesto del giocatore pescarese, ma Minelli di Varese indica il dischetto con Castaldo che dagli 11 metri non sbaglia, rimettendo così la gara sui binari della parità. I biancazzurri non ci stanno, non accusano il colpo del pari subito e ricominciano ad attaccare a testa bassa, trovando il gol del 2-1 al 28esimo con Mancuso, che segna praticamente a porta vuota dopo un'azione prepotente di Balzania. Il nuovo vantaggio permette al Pescara di ringalluzzirsi con Epifani, che poi decide di gettare nella mischia Carraro per Pettinari. La sua squadra si tira un po' indietro e Novellino risponde mettendo in campo Vaiusci per Cabezas, che era subentrato a Bidaoui in apertura di partita. I ragazzi del presidente Sebastiani tengono botta con i campani che premono in maniera disordinata, ma che trovano la rete del pareggio al 41esimo con Ditacchio, che indovina la conclusione giusta dopo una respinta corta della difesa adriatica. Amaro in bocca per i bianchi azzurri, per due volte in vantaggio, per due volte raggiunti, nonostante una buona gara che rischia addirittura di essere macchiata nel recupero da un sospetto rigore non visto da Minelli per un contatto in area pescarese tra Castaldo e Crescenzi, e poi con il miracolo di Fiorillo che al 49esimo dice no Anguà. Per il Pescara alla fine arriva un punto e da domani il pensiero sarà già rivolto alla gara con la capolista Empoli.